Sì, grazie Presidente. Sinceramente, non ho assolutamente compreso il motivo per cui i consiglieri di Fratelli d'Italia voteranno contro questo emendamento. Non l'ho assolutamente compreso, visto che corrisponde esattamente a quello che la maggior parte delle consulte municipali ci hanno chiesto e che loro hanno sostenuto. Di questo ne sono più che sicura in commissione e in altre riunioni, quindi io sono veramente basita, non riesco a capire quali logiche, perché la delibera 183 non è stata votata, non si capisce per quale motivo. Anche questo emendamento che rispecchia esattamente quello che è stato richiesto non viene votato. Quindi sono meccanismi incomprensibili per me. Approfitto però della dichiarazione di voto per dire che una cosa che ho dimenticato di dire prima, che c'è un limite a questo modello. Il presidente di consulta municipale, una volta che diciamo, entra di diritto nell'assemblea della consulta cittadina, di fatto non può poi candidarsi al ruolo di presidente della consulta cittadina. Quindi mettiamo un limite di incompatibilità tra i due ruoli, ma esclusive. Noi di fatto premiamo la disponibilità anche notevole di tanti soggetti, ma di fatto crediamo che questi due compiti non possano essere svolti contemporaneamente. Però possono accedere di fatto alla commissione esecutiva e quindi anche ad altri incarichi, come ad esempio la vicepresidenza. Il consigliere Figliomeni parla di eccessiva formalizzazione, l'ho spiegato più e più volte, questa formalizzazione era necessaria, ce l'hanno chiesta alle consulte. Io ho solamente messo insieme tutte le indicazioni che mi sono state richieste e di fatto questa formalizzazione era necessaria per poter renderle efficaci, non di facciata. Per il resto, dove ho potuto semplificare, l'ho fatto e questo me l'ho dimostrato in tanti modi. Risultato concreto, sono d'accordo con il consigliere Figliomeni, sicuramente come tutti i regolamenti sarà sottoposto a monitoraggio e vedremo nel tempo quali saranno gli esiti di questo lavoro, che auguro siano positivi.